Mi chiamo Fabio e sono un investigatore del paranormale. Il mondo dell'occulto fa da sempre parte della mia vita e in questi anni ho catturato dei fenomeni a cui ancora oggi non so dare una spiegazione. Insieme alla mia troupe giriamo per tutto il paese alla ricerca dei luoghi infestati su cui indagare. Qualcosina nera tra i capelli. Che c***o è venuto giù? Siete pronti a cominciare questa avventura? Nella puntata precedente. Anna! Ciao, come stai? Bene, tutto bene. Vuoi raccontarmi un po' quali sono state le tue esperienze qua dentro? Certo. Mentre stavamo arrivando, magicamente si sente una voce di una bambina che dice: ehi, tienti i fiori. Allora, eccoci. Sono qua. Qui per raccontarti quello che mi è successo, perché ho ancora la pelle d'oca a ricordare quei momenti. Ho avuto strane sensazioni, soprattutto giramenti di testa nel seminterrato, nei sotterranei. Ok, aspettavamo il buio è arrivato. Tu sei pronta? Sì. Non ti vedo molto convinta. Dai, andiamo. Posso farcela. Andre, tra l'altro tengo a precisare, guarda, sai cosa stavo per dire? Che questa, tra l'altro, per te è stata la tua prima vera indagine con me. Sì, questa sì. Vero? Ti ricordi? Sentite, no, lì è la... E qui, proprio là in fondo, era caduto il mattone. Sì, è vero. Il mattone e... c'era spento nella sala di là i faretti, sì. Esatto, aveva scaricato i faretti. Quindi noi adesso veniamo di qui. Tanto sta continuando, guarda il K2. Francesco! Sei qui? Guarda l'elevazione del volto sul suo polso, io, sul suo gomito. Io ho visto dal display, non so se mi sono sbagliato, è la vista che mi gioca brutti scherzi, ma io là ho visto proprio qualcosa. Magari è stata l'ombra generata dai faretti, eh? Francesco, sei qui? Puoi darmi un segno della tua presenza? Fai un rumore! Siamo venuti qui per te! Oggi siamo in luna crescente, quindi so che non siamo nelle condizioni ottimali, non sei nelle condizioni ottimali per poterti manifestare, ma puoi provarci perché abbiamo delle strumentazioni da cui puoi assorbire l'energia. Guardate, raga, cioè impressionante. Cioè, e continua, eh? Cioè io vorrei farvi, non si vede. Cioè, farvi vedere perché è assurdo. Cos'è stato? Hai sentito? L'ho sentito, sì. Non è il rumore. No. No, non è stato solo un rumore. È stato un rumore seguito da... Bravo! Come se, bravo, sì, come sì, se sì, qualcuno sì. Avesse grattato... Sì. Qui dietro. È assurdo. Cos'è stato?
Hai sentito? L'ho sentito, sì. Ma non è il rumore. No. Assurdo. Cos'è stato? Hai sentito? L'ho sentito, sì. Ma non è il rumore. No. No, dai, cinghiali no, che ho paura, i cinghiali. L'unica cosa che ho paura. Sono stati due. No, i cinghiali no, spero di no. Francesco? Hai sentito? Sei tu? Scappa due. Posso venire da te? Telecamera sta sfocando. Sei qui? Io comunque ho sentito dei passi nella soletta. Abbiamo di sopra, telecamera si sfoca. No, ma il verso di prima è assurdo. No, io non ho. È stato un rumore seguito in una frazione di secondo. Bravo, bravo. Però di animale, non era. Guarda ancora. Cioè, sembra che proprio si stia trascinando. Raga, io vi ricordo che, come dicevamo oggi, lui magari si ricorda, rivede in me ancora suo papà. Oppure si ricorda di voi. Shh. Sì, sì. Shh. Chi c'è qui? Interagire più con lo strumento che ho in mano. Fammi sentire un rumore. Non dietro di me, per favore. Fammi sentire i tuoi passi. Magari il lune crescente deve prendere prima di... Ci sta, ci sta. La teoria è sempre la solita. Ok, raga, qua siamo in un vicolo cieco. Dobbiamo tornare per forza indietro. Sì. Le entità che infestano questo luogo iniziano a farsi sentire. Siamo ritornati con la consapevolezza di non sapere quali siano le energie che sono presenti, proprio per non influenzare le nostre menti e rischiare così di compromettere l'indagine. Ma questa fase iniziale sembra essere la fotocopia di 3 anni fa. Al tempo, proprio in quest'area, avevamo riscontrato degli eventi analoghi e l'adrenalina sale a 1000. Torniamo indietro. Questa stanza qua è assurda. Come se stessimo andando dalla parte giusta. Come volerci indicare che stiamo andando dalla parte giusta, guarda. Ok. Stiamo ancora dalla parte giusta. Sì. Magari lui stava sempre qui, eh? Sei tu, Francesco? Sei il bambino? Di cui tutti parlano?
Se sei tu, puoi far spegnere tutte le lucine? Ok. Ok. Vuoi farle riaccendere adesso? Vediamo se riesci. Spero se vuoi, Rumore fuori, ok? Ok. Vediamo se riesci. Spero se vuoi, Vediamo se riesci. Spero se vuoi, Ok raga, allora il K2 ha iniziato veramente anche in questo momento a impazzire. Adesso ci stiamo spostando in un'altra ala dell'ex preventorio per cercare di capire se questo bambino ci sta seguendo o se l'attività si sposta in un'altra area, in un'altra area del... Guardate, cioè è fisso. Comunque mentre parlavi ho come sentito che qualcuno mi bisbigliasse qualcosa nell'orecchio sinistro. Davvero? Sì, un qualcosa non proprio vicino all'orecchio, però un qualcosa qui. Ci può stare raga, perché l'attività qui è veramente forte. Invece? Spostiamoci di là, dove mi c'era... Mi sono sulla sua faccia. Dove c'era la chiesa. È vero? Sì. Ce la fate, eh? Sì, sì. Francesco, ti ricordi di noi? Almeno di me e di Andrea. Io sono già stato qui con lui. Ma sono stato qui anche a giocare a Soft Air. Ci siamo già visti lì? Raga, in questo momento ho dei brividi pazzeschi. Qui è successa una cosa che l'altra volta non era mai successa. Che qua non brillava mai. Bravissimo! Io ho una memoria abbastanza buona. Qua in chiesa non brillava mai, mai, come se avesse paura. Invece adesso sta brillando. Mi ricordo, sì. Io però ho il sospetto, guarda ancora, ho il sospetto che stia interagendo in un modo troppo... avventato, tipo? Irruente. Irruente. E quindi mi lascia pensare che non si tratti di un bambino. Facciamo una cosa. Io lascio qui questo strumento. Lo avevo già fatto. Puoi provare ad interagire. Puoi avvicinarti. Farlo illuminare, lo puoi buttare giù. Dipende da quello che vuoi farci sentire, da quello che vuoi dimostrarci. Ma cos'è? Mi dà l'idea che siano ancora i cani di ottimanza, però... Quello di prima? Passato un orso, raga. Eh,
Che è successo? Ha già buttato giù la